vivere qualunque cosa, qualunque notizia su ogni singolo cane che è stato adottato dall'associazione. Siamo nelle condizioni. È stato fatto adottare. È stato fatto adottare. Siamo nelle condizioni di sapere il destinatario, di conoscere il destinatario finale dell'animale. E le dico di più, le do una notizia che mi sono riservato dopo per voi. Sto lavorando perché si costituisca una sorta di gruppo nel quale ci siamo noi con la superiorità del gruppo, nel quale prenderò che ci siano i nostri cinofili della Polizia Municipale e nel quale pregherò che ci sia presente anche il consulente per l'animalista consulente del sindaco per verificare a campione la sorta dell'animale dato in redazione. Una sorta di ispezione a sorpresa fatta da persone competenti, perché è giusto, al di là di quello che si dice all'esterno, è giusto che noi che siamo operatori del settore si sappia cosa succede quando noi affidiamo o adottiamo. Questa potrebbe essere, ahimè, una cattiva notizia per gli animalisti, contro cui io non ho nulla, perché andremo a controllare anche le adozioni degli animalisti, di cui oggi l'ufficio non ha traccia, ma di cui non appena ci ritireremo di alcuni impegni, chiederò formalmente che si fornisca all'ufficio tutta la documentazione, così come non possiamo fare per la documentazione dei cambi d'arte della vita. Perché l'ufficio, il comune, deve sapere la fine, l'inizio e la fine, se di fine si tratta, di tutte le adozioni, come se quello che fanno le cose. Dottore Polizzi, lei è stato molto, dottore Estrema, lei è stato molto chiaro nelle sue risposte e la ringraziamo. Grazie a lei, sa che noi siamo sempre a disposizione e non abbiamo più preso nulla.